Ciao ragazzi, buon carnevale! Vi manca un po', eh? Vestirvi in maschera, correre dietro i carri allegorici, buttare coriandoli, impazzire un po', essere contenti anche se forse dentro non sempre siete contenti, però fare un po' di euforia, un po' di cagnara, un po' di cancan, can, un po' di carnevale con la maschera. Anche Gesù fa carnevale con un lebroso. Nel Vangelo di oggi sana, purifica un lebroso. I lebrosi al tempo di Gesù erano tenuti lontano, facevano paura, dovevano vestirsi malamente con gli stracci. Pensate che solitudine. Vabbè, oh, siete stati a casa in isolamento? Vi è capitato di avere qualcuno che non si è avvicinato a voi perché potevate avere il Covid? Ecco, pensate come si vive quando siamo distanti per una malattia. Come oggi, come duemila anni fa, quando quel lebroso si avvicina a Gesù e chiede di essere purificato, non di essere salvato, neanche sanato. Neanche guarito, purificato. Guarda c'era qualcosa dentro che non funzionava. Non solo qualcosa fuori. Gesù dice certo che lo voglio. Poi lo caccia fuori. E adesso vai dal sacerdote e presentati a lui. Ma raccomando, non dire niente a nessuno. Lui va fuori e lo dice a tutti. Che cosa vuole dirci questo? Ma non potresti dirmi, dai, don. Lebroso, ma che vuol dire lebroso? Eh. Cosa vuol dire nella nostra società? Non li abbiamo mica i lebrosi, avete ragione, però forse abbiamo un'altra lebra, ragazzi. È la lebra dell'indifferenza, è la lebra delle incomprensioni, è la lebra che molte volte corrode un po' il nostro cuore, il nostro intimo. Allora abbiamo bisogno di essere purificati, come Gesù. Si sente chiedere proprio da quel lebroso, purificami. Toglimi la solitudine, toglimi le incomprensioni, toglimi la gente che si svolta dall'altra parte e scappa via appena mi vede, toglimi tante situazioni che sono lebbra e che mi impediscono. Allora proviamo un po' a vederlo, ma vi capita di trattare male gli altri? A volte è come se fossero lebrosi, si avvicina qualcuno a voi, ma quello lì a scuola non vi piace. Mamma mia, è pesante, è noioso. È un po' strano anche. Ha un po' di lebbra, eh. No, quell'altro lì a pallone è una schiappa, non sa fare niente. Ma io non lo voglio mica in squadra. Ha un po' di lebbra. E quella ragazza? Così timida, sempre chiusa, mamma mia, per le palle sembra di parlare a un muro, ma no, dai, che ha una lebbra anche lei. Sapete quante volte, ragazzi, noi diamo delle sofferenze agli altri. Perché pensiamo che abbiano un po' di lebbra, ci sia qualcosa che non ci piace, non ci va, genio. Sapete cosa fanno i lebrosi? perdono la sensibilità, la sensibilità delle mani, dei piedi, vengono, si sentono un po' corrosi, de, quelli della vista. Forse anche noi ogni tanto perdiamo un po' di sensibilità, siamo insensibili. Quando? Uno, quando diciamo bugie, quando non cerchiamo la verità. Quando andiamo a dire mamma dai oggi non ne ho compiti, così posso andare a giocare a pallone. Poi mamma lo scopre il mattino preparando la cartella, sto per a scuola, andare a scuola e sono pieno di compiti da fare. Ecco non abbiamo detto il vero, siamo insensibili, allora dobbiamo trovare un motivo, dobbiamo trovare una via di fuga, una scappatoia per soddisfare quel bisogno. Allora ci sta bene una bella bugia, un po' di lebra, eh? Quando vogliamo soddisfare qualcosa, poi perdiamo la sensibilità a una vita corretta, eh? a un cercare le cose giuste, perdiamo un po' di sensibilità. Pensate un po': quando fingiamo per non prendere impegni, no, io non ce la faccio, ho un mucchio di cose da fare, no, guarda quanti compiti mi ha dato, ne avrò tutto il pomeriggio, dai, non chiedermi di andarti a fare la spesa, non chiedermi di portare quello alla nonna, dai. Non chiedermelo? Ho un mucchio di cose da fare, sono tutte finte, un po' di lebbra, eh? ho le mie cose, ho pensato già cosa fare quel pomeriggio, allora cosa devo fare? Devo fingere, perché così almeno divento insensibile a quello che mi chiedono gli altri. A volte ragazzi, diventiamo anche insensibili al bene, quando facciamo un po' i nostri comodi, i nostri affari, eh? Qualcuno ci chiede qualcosa e noi abbiamo i nostri comodi, i nostri affari. Abbiamo quella lebra dentro dell'egoismo, dell'egocentrismo. Allora cosa succede? Succede che dobbiamo farla valere, farla tirare fuori, viverla. Allora dobbiamo mettere un po' una croce sul bene. Vi capita di non farsi scrupoli. Quarta insensibilità. A volte faccio star male qualcuno e ci godo pure. A volte tratto male gli altri e non mi chiedo mai, ma chissà come sta l'altro? Chissà come l'ha vissuta quella cosa? Chissà come ha reagito? A volte a quella mia parola forte, brutta, violenta, a quel mio gesto, a quel me ne frego di te. Chissà come ha reagito? Gesù ci ha ricordato una volta: prova a fare agli altri quello che vorresti gli altri facciano a te. Ogni tanto proviamo un po', diventiamo sensibili, altrimenti siamo insensibili a quello che vivono e subiscono gli altri quando noi li trattiamo male o li escludiamo, anzi, a volte siamo un po' cinici. Vi capita qualche volta. Vi capita di essere insensibili alle cose belle, quelle che vanno un po' faticate, quelle che non sono così facili da prendere. Abbiamo bisogno di dargli un po' di tempo. Che bella quella passeggiata, che bella quella camminata. Divento sensibile alle cose belle. E non comincio a dire ma no è faticosa, ma no è difficile, ma no, ma no, ma no. Insensibile a Dio. Ma no, dai. Cosa fa parte della mia vita? Cosa da dirmi? Non c'è niente. Dai, no, lascia. Preferisco le mie cose. Preferisco soddisfare un mio bisogno adesso. Preferisco un po' le cose momentanee. Preferisco, preferisco, preferisco. E divento insensibile a Dio. Sì, vabbè, un po' di catechismo. Vabbè, sì, facciamo la cresi, ma vabbè, sì. Ma poi... Ecco, vedete, provate un po' a pensare alle cose a cui diventate insensibili. E Sono importanti perché ci sono altre cose più vicine cui siete più sensibili, ma che forse non vi fanno poi così felici. Sapete quando Raoul Follero, un grande uomo che ha cercato di curare la lebbra nel mondo, e per farlo tanti anni fa, ha chiesto all'America e alla Russia di fare a meno di un aereo caccia bombardiere, un aereo da guerra. Ne togliete uno a testa, nessuno ci perde niente, io con quei soldi curo la lebra in tutto il mondo. E invece la lebra c'è ancora. Che cosa si è trovato Follerò? Qualcuno con la maschera che non voleva affrontare i problemi. Allora ragazzi, buon carnevale. Possiamo nasconderci. Nasconderci dietro la verità, dietro il fingere di prendersi degli impegni, dietro il bene, dietro di non chiederci mai come sta l'altro quando lo tratto male, dietro il bello, dietro Dio e cercare le nostre cose. Ma se ci togliamo la maschera e mercoledì inizia la Quaresima con il mercoledì delle ceneri, forse facciamo verità. Perché alle parti che diventano insensibili, soprattutto il nostro cuore, Gesù vuole purificarci e lo fa con il Vangelo. Allora ragazzi, vi aspetto in Quaresima per cercare la verità del Vangelo.